E buonasera, buonasera. Come va? Come state? Tutto bene? Uff. Qui ha buttato un po' di pioggia. 5 minuti. Tanto per mettere un po' d'afa. E ora fa caldo. Comunque, buonasera. Buonasera Mollica. Buonasera anche ai lurker che vi vedo, anche se non scrivete. Vi vedo. Uff. E cominciamo un po' prima perché c'è tanta roba da fare. Anche qui mi ha rinfrescato, beata te. C'è tanta roba da fare. Cosa faremo questa sera? Come preannunciato nel gruppo Telegram, e vediamo se il bot si è svegliato. Signor bot, gruppo Telegram. No, non gli piace. Va bene, lo metto io a mano. Comunque. Come preannunciato nel gruppo Telegram, vedremo i giochi del Commodore 64 fatti nel 2016, non 2018 come avevo erroneamente scritto all'inizio, nel 2016 nel corso del contest organizzato dalla rivista Reset 64, scusate. Questo è il gruppo Telegram. Ciao Frassof. Organizzato dalla rivista Reset64, per cui hanno detto ai programmatori, soprattutto ai loro programmatori interni, avete 4K byte di spazio libero per programmare un gioco. Fate. E quindi quest'oggi vedremo le 21 entry del contest e decideremo quali sono valide, quali sono crap e quali sono tastic, insomma. Buonasera Yellow Weirdo, ben arrivata. E quindi passiamo nella schermatina. Quella che sentite in questo momento è la musica del menu principale. Sulla destra vedete una lista dei giochi che proveremo questa sera con una breve descrizione così chi arriva può vedere subito che cosa stiamo facendo. Questo è un suggerimento di uno streamer più anziano e felino di me. E sulla destra c'è il mio Fido, sulla sinistra c'è il mio Fido Commodore 64. Cominciamo col gioco numero A. Sì, che è Super Ski. Diamogli qualche secondo di tempo per caricare. Un po' basso il volume. Alzo. No, è un problema. Alzo. Musica. Musica carina. Super Ski. Dunque, vediamo che già il fatto che si possono scegliere 4 piste non è male. Proviamolo. Ok, molto fluido, molto fluido. Ricorda un po'. Ouch, new world record. Ok. Ciao Roby, ben arrivato. Un po' basso il volume. Adesso è meglio il volume. Buonasera Roby, buonasera, buonasera, buonasera. E come stai Roby? Proviamo con Horse Hill, vedere. Ah, capisco, capisco. Invece di fare le piste casuali, li hanno disegnate proprio. Devo prendere le bandierine per fare più punti. Carino, carino. I comandi sono solo destra e sinistra, che fa ruotare lo sciatore in senso orario o antiorario. Abbastanza efficace, devo dire. Vediamo se riesco ad arrivare in fondo senza morire. Se c'è un fondo. Magari è un loop infinito. Comunque pelo. Ok. Ah, ok, c'è un fondo. Course completed. New world record. Bello, bello. Carino, carino. Dai.
Hai detto ben arrivato o ho sentito male? No, no, ho detto ben arrivata, ma mi è venuto un groppo in gola, mi è uscito un ben arrivato. Quindi l'ho detto giusto. Merlin, buonasera, buonasera a lei, buonasera a lei. Sai quante volte chiamano Jules signore, per cui... Carino, carino, vediamo giusto un pochettino la terza pista. Vediamo se cambia. Oh, in quella di prima c'erano gli alci e qui ci sono gli orsi bruni. Carino. Un bel giochino arcade, sì. Sicuramente questo fa parte del Tastic. Ah, sono uscito di pista. Ok. Di base che arriva in un qualunque canale dove modulo si rivolge a me al maschile. Ci sarà un motivo, Roby. Va bene, va bene. Quindi Super Ski promosso. Promosso. Senti Genoveffa, visto? Scusa Roby, non fare... Come si chiama? Spamming. Guarda che metto la slow. Ok? Sta buono. Va bene, passiamo al prossimo che è Antartica. No, Genovaffa l'ha detto a me, perché mi chiama così a quanto pare adesso. Welcome to Antarctica. Quanta roba. Ah, ok. Va bene, in pratica ci sono quattro velocità che posso scegliere. Proviamo la prima. Si gioca con un tasto solo e siamo a bordo di questo, l'ha chiamato Snow Speeder, che sarebbe un gatto delle nevi, però a me sembra più un'aragosta, che è rotta, per cui continua a girare su se stessa. E noi premendo, ok, premendo il tasto, premendo il tasto, noi avanziamo e dobbiamo raccogliere tutti i supply che ci ha mandato l'aereo, che non è potuto atterrare per colpa di una tempesta, quindi li ha lasciati e si sono rotte le casse, per cui dobbiamo raccoglierne uno a uno entro il tempo, ovviamente. Da quello che vedo, questo gioco è più dalla parte del crap che del tastic, però chiedo se ci sia una fine o solo quando finisce il tempo più punti. Vediamo a far finire il tempo. Non sembra granché come gioco, però. Carina la meccanica, cioè l'idea, carina l'idea, la meccanica un po' meh. Fa abbastanza crappare, sì, abbastanza. Finito il tempo. Punti 942, ok. Proviamo a selezionare questo. Troppo. Troppo, troppo. Il Zorro, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, Waynor, buonasera. E questo era Antartica.
Si vede che ci hanno messo un pochettino di testa per farlo, però il risultato, insomma, non è granché, ecco. Ma non ho capito, sei un tizio che si lancia di pancia sulla neve. No, in teoria sarei in groppa di un gatto delle nevi o di uno slittino che continua a girare perché si è rotto lo sterzo e gira solo da una parte. Sì, anche le premesse sono un po' così. E andiamo con Purple Berries. Che ci dice? Ho mangiato le Purple Berries. Copyright cut. Pressa Nikki. Ok. Basata su una storia vera. Nel 2015. Un popolare brand australiano di... non mi viene Berries. Sono state trovate tracce dell'epatite A. Ah, sti cazzi. Bacche, va bene. Il C64 sceglierà 5 bacche da un set di 25. Se mangi una bacca che è cattiva, è fine gioco. Lo scopo del gioco è di sopravvivere mangiando 5 bacche che sono ok da mangiare. Bell'inglese comunque, ottimo. Ah, devo fare tipo battaglia navale, ok. Proviamo a 3. Ok, quindi di 1 e 4. C2. B 3. Ma sono un figo. Hai vinto. Sono troppo bravo. Sei sopravvissuto mangiando le bacche. Com'erano buone? Le bacche erano quelle. Bah, riproviamo. Vediamo che succede a mangiarne qualcuna cattiva, tipo C3. Bad. Subito, you lose, hai mangiato una bacca cattiva. Sa di bruciore, ok. Vuoi mangiare? No, direi che abbiamo esplorato tutto il gioco. Abbiamo esplorato tutto il gioco, quindi facciamo no. Ok, va bene per me. Vai a giocare col tuo sistema Nintendo del cocco. Va bene. Va bene. Grazie. Grazie. E questa vi anticipo che sarà la mia prossima. Il mio prossimo sticker. Il Nintendo del cocco. Ciao Ciccio. Ciccio. Ciao. Ciao Bronco, grazie per essere passato, buon lurking e buona serata. E quindi facciamo D, che si chiama 10. No, io ti chiamo Ciccioc, va bene? Allora, premi un tasto, 10, 9, 5, 4, niente. Over. High score 9,99, bene. Your score. Ah, ok, ho capito. Devo premere un tasto quando si arriva allo 0 e mi dà un punteggio, credo. Quindi se lo premo quando c'è il 7 mi dà un punteggio solo per il 7. Sì, infatti. Ok, devo capire dov'è lo 0. Ora. No, troppo tardi. Ok, proviamo.
013. Ci sono andato abbastanza vicino. E però il gioco è tutto qua. Ok. Va bene. Idea carina per 10 secondi, però ok. Passiamo oltre. Stiamo andando un po' anche più veloci di quello che pensassi. Ne abbiamo già guardati 4. Bene, bene. Vorrà dire che alla fine torneremo sui giochi migliori e ci faremo qualche altra partita. Chiaramente. Dunque, questo si chiama M4573. No, aspetta, Master Beagles. E che? Master Beagles. Ok, proviamo sto Master Beagles. Stiamo andando in ordine, Massimo. Ben arrivato. Bla bla bla. Game coding competition. Welcome to Master Bates. Master Bates. Please wait while I see to. No, già se scrivi così. Sorry, I'm taking longer than a splatter. Do you still want to play? Sì. Ah, I was wasting your time, ok. Come cazzo scrive? Penserò al numero di due cifre. Ti chiederò di indovinarlo. Per ogni risposta che darai ti dirò quanto sei vicino. Che cazzo c'è scritto lì sotto? Quindi se mi dice Beagles non c'è nessuno dei due numeri corretti, se mi dice Pico uno dei due numeri è corretto ma nel posto sbagliato, se mi dice Fermi è nel posto giusto, però che cazzo. Ok, proviamo 56. Il mastermind con i numeri a quanto pare. Beagles, quindi niente. E allora 48. Beagles, niente anche il 48. 23. Fermi. 31. Beagles. Allora è 02. Ma che. Chi cazzo l'ha programmata sta merda? Scusate, chi cazzo l'ha programmata sta merda? Cioè ci ha messo più testa a scrivere male, a fare ste merdate che nel gioco in sé. Ok. Questo. Ma guarda, quanto impegno ci ha messo a fare sta cosa. Ok, questo è un serio contendente per gioco peggiore della serata. Ciao Luke, grazie per il raid, ciao a tutti i raidanti. Buonasera, buonasera. Buonasera Caesar. Buonasera Luke. Buonasera C. Mamma mia. Ma come hanno fatto a fare sta cosa? E questi erano già i primi 5 giochi. Sono il 21 e ne abbiamo già visti 5. E passiamo a Washinator. Washinator. Ok. Per le cagate la gente si impegna molto. Eh sì. Direi non crap per l'impegno nel troll.
Washingtonator, scritto da Giorgio Rottensteiner. Allora, fuoco per colpire, giù per bloccare. Hai vinto questo round. Ok, io sono quello di sinistra. Cambia anche. Hai vinto questo round. Ma quindi basta che continua a premere. Sì, quindi basta che continua a premere. Non l'hanno pensata bene. Decisamente no. Oltretutto lui quando sta per colpire trema e mi ha dato la vittoria anche se siamo pari. Quindi è impossibile perdere, com'è sta storia. E così io sto tenendo. Ok, va bene. Giuseppe, riprovo. Colpisco solo quando tremano. Ho vinto. Ok. Ho vinto. Mi ricorda quel. Vediamo se Luke se lo ricorda. Quel gioco di cui facevano la pubblicità quando io ero piccolo, non so se c'era anche quando c'era Luke, La Sberlaccia, dove c'erano Frankenstein e Dracula che si pigliavano a sberle. Te lo ricordi, Luke? E va bene, dai, ho preso a sberle abbastanza sti tizi. Boh, è molto me questo. Penso di essere arrivato un attimo dopo. Va bene, Princess Saver. Va bene, Princess Saver. I tizi erano chiaramente i bulli di Esplorando il corpo umano. Che cosa? Princess Saver 2000. Se ho dei diritti sono riservati. Va bene. Premi spazio. Vuoi salvare la principessa? Cioè sì. Davvero? Sì. Questo è scemo. È scema. Vuoi comunque salvarla? Sì. Ciao Ricky. Anche se è brutta, sì. Anche se non sa ballare, sì. Vuoi comunque andare? Non sa fare il cia-cia-cia o il tango. Va bene. What if she is a naughty? Cos'è un noti? Non conosco questa parola. Help? Ciao Ricky. Help con noti? Tu che sei poliglotto. Poliglottolo. Cos'è un noti? Magari lo so e non ci arrivo. Homeless person. E cosa vuol dire che ha un barbone? È una sociale. È una sociale. Ah, ok. Poliglottolo e l'ottavolano, esatto. Infatti Ricky, essendo sardo, è basso. Ok, anche se ha un bar. Se è una sociale, sì, dai. Anche se ha. Se è stata bocciata in geografia in quarta elementare, sì. Ti mangerà la tua deliziosa torta. Vuoi comunque salvare questa scema? La torta però, insomma. Sì, dai, la salvo lo stesso. Ti chiamerà Carl? Tu non sei Carl.
Vuoi essere Carl? Vabbè, già sono Genoveffa, quindi va bene. Ciao AntoGamer, non ho Discord, ma ho Telegram, che ti incollo in questo momento. Opla. Torniamo a noi. Ruberà la tua coperta e tu starai al freddo. Vuoi questo? No, io odio il freddo. È in questo momento che mi faccio la domanda. È in pericolo? Perché se la devo salvare vuol dire che è in pericolo. Va bene, sì, dai, rubami la coperta. Non sa nemmeno far volare un aeroplano, ok? È appena un pulcino, ok? Che sta per sia tipa che... Ti va bene? Sì. Scrivienne, ti prometto che vincerai. No. Pensi di essere più intelligente di me? Sì. Pensi di essere più intelligente di lei? Beh, sì. Potrebbe non avere nemmeno 10 dita dei piedi. Vuoi sposarti? Aspetta, chi ha parlato di sposare? Io la devo salvare, non sposare. Vuoi sposarti? Sally sette ditine? Vabbè, arrivato a sto punto, continuiamo a dir di sì. Che vuoi che ti dica? Lei crede che Columbo, che sarebbe il tenente Colombo, è sexy. Ti ha comprato un impermeabile. Lo metterai? Ma certo. Certo che sì. Oh. Binge watch gli show e gli TV, le serie TV. Solo per farti gli spoiler. Ti va bene questo? Eh no, cazzo. Vabbè, c'è già Giacomo che me li spoilera in TV show. Va bene. Gli piacciono cose stupide. A te non piacciono cose stupide, vero? Beh. Sto guardando attorno, io ho tipo 1500 Transformer. E sì che mi piacciono le cose stupide. Scrive keyboard con la E commerciale. Ma che cazzo? Ti va bene così? Non negare Giacomo, non negare. Il tenente Colombo è sexy, infatti. Va bene, sì, scrivi keyboard con la E commerciale. Per l'ultima volta, vuoi davvero salvare la principessa? Sì. E va bene, eccola. Wow, che figa. E anche dei bei capelli. Va bene. Va bene, questo mi è piaciuto. Vediamo se mi fa riprovare. Mi fa riprovare. Ok. A un certo punto dirò di no. Tipo. Qui. Qui. È una sociale. Anche se è una sociale. No. Ah, mi fa tornare all'inizio così. E se dicessi qui? No, ok. Che peccato. Poteva esserci un qualche messaggio. Si è perso un pochettino nel coso. Però dai, è stato carino. È più sul fronte del Tastic che del crap questo, dai. I capelli sono un 2 di picche, sì.
Prova quando ti chiede se sei più intelligente dell'autore. Ormai è andata, Luke. Dunque, Princess Saver, Bonkai Kong. Bonkai Kong? Non l'abbiamo già visto da qualche altra parte, Bonkai Kong? Che è il Donkey Kong al contrario. Questo era carino comunque, sì. Una bella idea, solo testuale però. Ci stava. Ci stava. Sì, è quello che abbiamo già visto. Non sapevo che fosse parte di questa. Ecco, io sono lo scimmione in cima e devo buttare i barili sopra questi Mario. Che si muovono un po' alla cazzo. Ciao Daniel, ben arrivato. Preso. Maledetto che ha accelerato. E questo si è fermato. Stronz. Preso. Preso. Maledetto. Preso anche questo. Ma che sono uno scimmione bravissimo. Ma che mi corre? Maledetto. Vieni qua. Ok, questo giallo mi ha preoccupato per un attimo. Eh sì. Ciao Salvatore Aranzubat, ti ho visto un secondo. Beh, se faceva parte di questa competizione capisco perché il gioco era piuttosto semplice e devo dire che non è affatto male. È un buon passatempo, molto molto arcade. Come gioco da sala giochi degli primi anni 80 ci sarebbe stato. Sì. Direi che è promosso questo. Il suono è un po' monotono forse, però c'è la musica, che è un bel plus. Senpai Notice. Dove corri? Non correre. Maledetto. Double maledetto. Ok, questo è pericoloso. E mi ha fregato. Eh sì. Game over. Carino, carino, molto carino. Fatemi recuperare un po' la. Ciao Caesar, ben arrivato. Il sole con gli occhiali da sole è un tocco di classe, eh sì. Donkey Kong Reverse, esatto, infatti si chiama Bonkey Kong. Dovevo non far perdere punti a ogni barile lanciato, sennò è troppo facile spammare i barili. No, in realtà io posso lanciare un solo barile alla volta e posso lanciare il prossimo solo quando il primo è caduto. No, è stato pensato bene. Buono, buono, promosso, promosso. Torno subito, Gandalf. Ok, finora di accettabili, o meglio, di carini, ce ne sono stati tre. E passiamo a Valentine's Day. Come vedete sulla destra del vostro schermo c'è tutta la lista dei giochi che faremo stasera. Valentine's
Valentine's Day Shopping Simulator. Ok. Primo shop. Una maschera da gallina. Non gli è piaciuta. Riproviamo. Un orologio. Va bene. Non gli è piaciuto. Significato della vita. Non gli è piaciuto. Ma che cazzo? Una bicicletta volante. Sì. Non gli è piaciuto. Ma che cagacazzo sta tizia? Un cacciavite. Sei sonico. Non gli è piaciuto. Un bastoncino? No. Non gli piace neanche un bastoncino. Un coltello a cucina. Finito il tempo. Riproviamo. Una roccia. Un 1. Un voto 1. Va bene. Un debito da 100.000 dollari, non gli è piaciuto. Ok. Oh, mazzo di rose. Non gli è piaciuto manco un mazzo di rose. Un uccello morto. No, c'è già il tuo di uccello morto. Va bene. Un'Amiga 500, che cazzo, sì, questo sì. Non gli è piaciuta l'Amiga 500. Come non gli è piaciuta l'Amiga 500? Io te lo riporto, guarda un po'. Finito il tempo. Come un orologio, ma sta viziata. E infatti, come una vita vera, che cagata, infatti. Qualcosa mi dice che anche questa è una crap. Che debito incredibile, eh sì. Se va incontro con niente in mano. Molla sta stronza. Vabbè. Niente, allora vattene. Non ti merita, gamba. Proviamo con niente. Non hai niente. Non hai niente. Niente. Anche il niente non va bene. Ma è possibile che le rose non le vogliano? No, non gli piacciono le rose, sta qui. Maledetta. Cacciavite, rose, una roccia, ti è la roccia, dai. Non gli piacciono le rocce. Cerco una soluzione, sì, grazie, guarda. Una pinzatrice. Non gli piace la pinzatrice. Non c'ho niente, va bene, non c'ho niente, non c'ho niente. Fine tempo. Mi chiedo se ci sia un qualcosa tipo una pinzatrice. Maschera da gallina. Che mask, meaning of life. Credo di aver provato tutto. Un voto 1. No. Una bottiglia di birra, questa non era ancora uscita. Non gli è piaciuta. Volante. Boh. Ciao, propria Pippa. Ben arrivata.
Impossibile che non le piaccia una bottiglia di birra. Beh, a me non piace la birra, però voglio dire, un po' di altre cose mi piacciono. Questa non le piace niente. 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 Allora, non le piace la birra, non le piace l'Amiga 500, pensaci. Infatti, penso di cambiare gioco in questo momento. Cioè, la bicicletta volante no. Non gli piace. Insomma. Forse era questo lo scopo del gioco, farti capire che certe persone sono incontentabili. Però, vediamo il prossimo, Lumberjack. Non per essere volgare, ma a questo punto penso le piaccia. Vabbè. Meno male che hai detto non per essere volgare. Ah, questo è un famoso. Ok. È un famoso giochino in flash. È fatto anche abbastanza bene. Anche se a volte non si capisce bene. Ok, carino, carino. Meh. Lumberjack Dynasty. Beh, è molto basilare. Anche questo è in debito con gli zii, probabile, probabilmente. C'è sempre questo mezzo secondo di delay dei comandi, per cui io premo pensando che non sia ancora avanzato, invece è avanzato e mi fotte. Sì, la musichetta è molto carina. Riesco ad arrivare a 69. Dai, dai, va bene. Va bene, va bene. Questo è carino, lo apprezzo. Lo apprezzo. Anche se è un po' troppo veloce finire una partita. Ecco. La colonna sonora è la canzone di uno sketch dei Monty Python. Passiamo a Picross. Chissà se è davvero un Picross, perché io mi ci chiudo se è un vero Picross. Allora, Picross 4K Craptastic code bla 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 bla. WASD per muovere. F5 F5, F7. Ok. Easy hard. Oh. Però. Però. Però,
Non avrei mai pensato di vedere un Picross sul Commodore 64. Niente male. Niente male. Faccio giusto questo per vedere cosa fa e poi cambiamo. Non... non ho mai giocato, non ho idea di come si faccia. Non avete mai giocato a Picross? Cosa strana, ok. In pratica, i numeri che vedete sopra sono quante caselle, in questo caso bianche, ci sono nella colonna, e i numeri che vedete a lato sono quante caselle bianche ci sono nella riga. Le caselle bianche sono continue, quindi in questo caso se c'è un 2, se ci sono due 2 vuol dire che ci sono due caselle bianche continue, almeno uno spazio e altre due caselle bianche. Quindi questo è per forza giusto. 6, 5, 6, questi sono 4, quindi è una... Ok, molto carino come gioco, sì, è fatto bene. Dov'è Enigmista quando serve? Buona domanda. Vediamo l'ultimo degli hard, quanto è grosso. Vabbè, non è neanche così grosso alla fine. Però vedo che ci sono pochi indizi. No, no, è carino. È carino veramente. Bravi, kudos. Kudos. Va bene, va bene. Ottimo, mi ha stupito. Questo sicuramente ci tornerò da solo per diletto. A chi lo dici, Ricky? È carino, ma devi prenderci un po' la mano, sì, infatti. Granny Stitt. Ok, esattamente come nel Sudoku, devi prima capire come funziona e poi, una volta capito il meccanismo, ti ci chiudi. Questo è bellino, molto, molto, molto. Più che altro mi ha stupito anche il metodo di controllo. Oh! Questo tutto in 4K? Ok. Ah, quello non lo devo prendere. Ok. Allora, la musica è un po'... è un po' prepotente la musica. Ops. Il pavimento bicolore è un po' strano. Com'è che prima ci sono riuscito al primo colpo e adesso faccio così cagare? È una grossa pernacchia la musica. Sono i classici tappeti della nonna. Oh, sì, ha senso. La brocca in alto a destra è un homunculus. È la dentiera della nonna. Devo ovviamente arrivare a prendere. Come ho fatto a cadere da lì? Comunque graficamente si vede l'impegno. Tantissimo. Yeah.
Finalmente, livello 2. Ok, la struttura del livello è lo stessa, ma cambiano i nemici. Adesso c'è un Uzel. Devo assolutamente evitare. Mannaggia al cazzo. La porta è uno shortcut? No, credo siano solo come dire, oggetti di sfondo. Luselin della Comana. Esatto. È proprio lì volevo andare. Livello 3. C'è un aereo là sopra. C'è un aereo là sopra. La nonna si è fumata cose pesanti. Se vede gli aerei in casa. Game over. Va bene. Devo dire che i controlli sono un pochettino da limare, però ci siamo. Graficamente è molto bello, per essere a 4K. La musica mi sta rompendo i coglioni. C'è qualche difetto. C'è qualche difetto di collisioni. Se avete notato, ogni tanto atterravo a metà su una piattaforma dell'altezza, per cui però comunque apprezzo il lavoro che hanno fatto. Vediamo che dite, mandano la musica. Un aeroplanino giocato, lo sa del nipote, può essere. La nonna è figlia del 68. La scatola di biscotti danesi con l'occorrente per cucire. Qui intanto selezioniamo il prossimo, che è Goblin. Quindi aggiunge sempre cose, non cambia la struttura. Me. No, beh, non è così male, alla fine è un gioco in 4K. Goblin, scritto da Van Jautne nel 2016. Reset play game red note. Leggiamo le note. Adesso voglia di caramelle Rossana. Goblin. Aspetta, ho letto Pond Software. Non sto leggendo niente, sto leggendo solo i controlli. Usa il joystick in porta 2 per muoverti. Premi fuoco per saltare, va bene. Premi su per entrare in una porta aperta. Su giù per le scale, buona fortuna. E attento ai pipistrelle. Va bene. Come faccio a far partire il gioco? Vediamo. Non si può far partire il gioco. Riproviamo. Adesso state parlando di caramelle. Ok. Le mu sono al pendive. Ti lancio delle gelatine. Ah, sì! Grazie, Daniel. Goblin. Torniamo. Le Ela. Oh, sì, anche. Giochiamo. Quando vuoi. Meno male che sono solo 4K, per cui a caricare
abbastanza veloce. Meri tu a doverle lanciare a noi, che sempre io devo fare. Ok. Ah, ok. È una sorta di Pac-Man, quindi. Ah, c'era un buco, non l'ho mica visto. Quindi devo prendere le caramelle. Ah! Sono atterrato proprio in testa. Dicevo, devo prendere queste caramelline che ci sono. Tutto qui. Vediamo il prossimo livello perché questo mi sembra un po' troppo banale. A parte il fatto che gli sono atterrato in testa per cui ho perso tre quarti di vita così, però sarebbe stato molto più difficile se al minimo contatto era game over. Ah, più caramelle prendo e più si incazzano. Ok. Secondo livello. Molto bene. E c'è un pipistrello. Cambiato un po' anche la struttura del livello, questo è apprezzabile. Cosa buona che mi abbia ridato la vita. Corri, 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 corri. Ma forse mi conviene di più prendere quelli là e poi scendere. Quindi devo prenderne una certa percentuale per far aprire la porta. Capisco. Non è necessario prenderle tutte. Vabbè, pazienza. Porca. Ho usato troppo. Cominciano a ingrifarsi. Ah! Ah! Sono morto. Beh, di nuovo dal livello 1? Azz. Io vado. Ciao Giacomo, grazie per essere passato. Top tua nonna, what? Mi devo essere perso qualcosa. Caramelle Ela, 1,12 kg su Amazon. Ok, si spot, comunque passiamo prossimo, già che ci siamo. Ruud Gullit le prendeva in ogni camera del ritiro e negli spogliatoi. Cosa? Anche io mi incazzerei se mi rubasse le caramelle. Chi non si incazzerebbe se gli rubano le caramelle? Tu ti incazzi per qualsiasi cosa, vero? Vero? Carino questo, sì, vero. E passiamo al numero N, che è Dog. Dog, scritto da... sempre Vajautne. Va bene.
No, stavolta non leggiamo le note perché sennò ci fa ricaricare. Verde prepotente. Che carino. Il cane che fa la cacca, va bene. Ti ho preso. Vai via dal mio giardino, ok. Va bene. Quindi, in pratica, sto concimando il campo. Va bene, va bene. Ti è sui fiori? Mi ha preso. Va bene. Abbiamo un vincitore. Sì, è molto carino. Ora vedo, Rise and Shine non è quella Rise and Shine, però. Oddio, un campo minato quel giardino. Adesso sì, almeno fertilizza. Tizio tra un po' esplode, ha senso. Allora, voglio il remake in 4K. Tizio vince perché corre non è calpesta, vero? Vero, vero. Pumeter è poesia. Allora, proviamo hard. Vile bestia. Vieni qua. Ah, è molto più reattivo, ok. Allora, ops. In pratica io per fare la cacca devo stare completamente fermo e tenere premuto il tasto. Quando la barra è carica io faccio la cacca. Quanto caga sto cane, vero? Deve essere tipo quello con la prostata gigantesca che veniva portato fuori da chiunque durante la pandemia. È molto carino. Si vede che ci hanno messo qualcosa, soprattutto per questa splash page. Questo disegno è carinissimo. La musichetta ci sta. I nani da giardino sono un tocco di classe, se vogliamo. Mi ha preso. Va bene, dai. Possiamo passare oltre questo. Questo è ottimo. Questo è ottimo. Greetings from Holland. Hi. Welcome. I'm sorry I can't speak English very well, but welcome. Gnomi delle feci, già. Vediamo, il prossimo è Zombie Massacre. Can the Ultimate Carger run T64 files? Yes, but you must have the tape adapter. It's a little thing that you must insert in the tape port and connect it to the Ultimate 2. But yes, it can run T64 files. Vediamo un po'. Zombie Massacre.
io sono quello al centro. Appaiono persone. Che sembro io. Game over. Cioè, devo solo stare qua e sopravvivere. Sparare agli altri. Che mi hanno colpito. Meglio di Days. Vabbè, ci vuole poco. Però, ciao Aceto, ben arrivato. Ben arrivata. Red Dead Redemption 2, sì, quasi, quasi. Almeno il caricamento è meno lungo. E no, però capisco quello che volevano fare, ma mi fa cagare lo stesso. Ok. Ho capito anche un'altra cosa. Quello strano effetto tipo miraggio. Pensavo fosse voluto e invece non lo è. Sono solo. È solo il Commodore che cerca di elaborare lo stesso sprite sulla stessa riga. Se notate lo fa quando ci sono due omini sulla stessa riga che si muovono. A me non dispiace, a me sì, in realtà. Non mi piace. No, nope. Passiamo al prossimo. Era abbastanza responsivo sui comandi, quello sì. Però non mi ha fatto scattare quella cosa. Preferivo la dentiera, assolutamente sì, assolutamente sì. Rise and Shine. Dentiera Uperales. Scusate, bevo un attimo. Vediamo se riesco a mutarmi, sì, posso mutarmi. Eccoci qua. Rise and Shine, Professor Niggles. Snooze 4 points. Late for work. Ah, ok, devo prendere tutti i cosi e uscire dalla porta. Va bene. Ah, questo era martedì. Là sopra vediamo il calendario. Mercoledì. Mamma mia quanto sbarella sto tizio, mercoledì andata. Giovedì. A posto. Venerdì. Ok. Non so, per il momento sono indeciso tra Goblin e Dentiera perché hanno un'effettiva progressione. Sono gli unici che mi hanno dato l'impressione di andare avanti in un gioco. Non hai visto il primo però, non hai visto Super Sky, com'è che si chiamava. Quello era molto carino. Allora, devo dire che qui i comandi sono un po'. Probabilmente lo vedete anche voi. Il tizio slitta molto. È come se fossi su una lastra di ghiaccio.
Boh, mi sembra un po' semplicistico come gioco. Alla fine devi solo prendere tutti gli oggetti, andare fuori dalla porta e sperare che di aver fatto un punteggio superiore di prima. Insomma, questo gioco parte con l'idea carina, però boh, finisce qui. Esatto, potevano ampliare un po' di più. Forse la limitazione di 4K è troppo castrante, però boh. Va bene. Direi che l'abbiamo anche sviscerato. Anche io sono su una lastra di ghiaccio il mercoledì mattina prima di andare al lavoro. Ok. D'altra parte è vicino a Padova, all'Islanda, per cui del ghiaccio c'è. Dunque, Rise and Shine. E adesso passiamo a questo titolo che non capisco cosa sia. Dollaro cancelletto, punto esclamativo 7. Proviamo 0, Tiny, punteggio 24, Chunky, punteggio 31, Blobby, punteggio 32, ma posso comandarlo in qualche modo? Capisco. Cioè, capisco cosa c'è dietro, ma non capisco il senso di aver fatto una cosa del genere. Cioè, che senso ha? Capisco perché il titolo è shit visto il gioco, esatto, però non... sono vari tipi di cacca, esatto, ma non capisco il gameplay. No, ma capisco anche come funziona. Tu ne scegli un tipo di cacca e lui casualmente fa andare a destra a sinistra. Ciao papà, allo smambo. Però cos'è? Scommetti con gli amici quali va più in là? Non capisco. Serio contendente alla merda questo gioco, veramente craptastic. E per scommettere tra amici con numeri non mirando. Ci ho pensato anch'io, però boh. Bah. E passiamo a Winky Blinky. Alla fine ci stiamo mettendo veramente poco rispetto a quanto mi aspettavo. Sono partito pure prima per paura. E
invece sono giochi veramente minimi. Alcuni. Che cazzo è? Wink or Blink? Ma cosa devo fare? Blink. Ah, ok. Ok, devo scegliere se sta facendo un occhiolino o se sta chiudendo gli occhi. Però non cambia abbastanza in fretta. Porca miseria. Ok. Allora, graficamente è niente perché questo è solo lo sfondo. Però è un qualcosa che mi piace. Di nuovo, non è un gioco che ci giocherei per ore. Però per quei 2-3 minuti intrattiene, tipo quello dell'Lumberjack. Sì, ci sto giocando ancora. E mi piace anche come ruotano gli occhi. Sono fatti bene. Carino, carino, carino. Ci sta. Ci sta. Winky Blinky, quello dei Teletubbies. Ah, ok. Vedo che vi ha traumatizzati questo signore. Sembra una di quelle immagini kitsch inglesi. E andiamo con i Mutant Cabbages. In una serata da minigiochi per fare una gara tra amici. Sì, ci sta, ci sta. Guida molto anche me. Ciao Lucky, non ti avevo salutato, vero? Questo sono già io, sì. Ah. Ah. Ok, è una sorta di Dig Dug meno elaborato. Devo annaffiarli fino a quando non esplodono. Ok. Vada via lei. Vada via. L'idea è carina, però se non c'è una progressione mi sembra un po' una cosa sprecata. Mi ha mangiato i cavoli. Cavoli. Monotono, sì. Andare che tanto.
mi ha preso. Torno su. Sì, torno su dopo un po'. Però ci voleva poco a fare tipo ogni 10 cavoli un livello e fare aumentare la velocità. Da un senso un po' di completezza, così è troppo a caso. Peccato, un'occasione sprecata, perché per il resto è carina come idea. Magari un cambio d'arma. Ma non è neanche troppo necessario. Era solo per... Ok, adesso ce ne sono tre contemporaneamente. Quindi una sorta di progressione c'è. Allora stava solo a renderla un po' più evidente. No, intanto questo non ho più cavoli da mangiare. Me ne sono rimasti due su questa colonna. Due su questa. E uno su questa. E infatti si concentrano tutti qui. Punto a salvare questi due. Per me no. Sto ancora decidendo, sinceramente. Perché alla fine la meccanica c'è. Manca un po' uno scopo. Vediamo se cambia ancora qualcosa dopo un po', sì. Sì, ora credo che sia impossibile difendere tutti e bisogna concentrarsi solo su una. Però in questo caso se io rimango qui e tengo premuto, in teoria, ah no, era un game over, non posso rimanere con un solo. Ok, va bene. Ho vinto. No, credo di aver perso. Però... sarebbe figo se tipo ti danno un'arma a doppio getto, ma meno potente. Anche, sì. Boh, non so decidermi su questo Mutant Cabbages. Andiamo su Firefighter Jenny. Idea carina, gestita male. Nessun punteggio, non ti indica le vite se ci sono. Sì, è vero, qualche indicazione in più ci starebbe. Un livello, il punteggio. Anche la wave, non so. Firefighter Jenny. You are the best fire. Rescuer in town. Climb to the top and rescue the thing. Don't take long or the building will collapse. The birds are angry and will attack. Che pathos sta scritte però.
bene. Urca veloce la ragazza. Io proseguo. Come? Salva il formaggio. Quale formaggio? No, ho capito. Manca un po' di sottofondo. Una musichina ci stava. Ma devo fare qualcosa. Secondo voi devo entrare nelle finestre? No. Il formaggio. È palesemente un metronomo messo in sottofondo. Mi piacerebbe che il Commodore 64 avesse come suono un metronomo. Non so, mi sembra un po' troppo monotono. Alla fine le finestre che bruciano non danno alcun. Sì, salva il formaggio. Non danno alcun ostacolo. Ok. Con qualche finestra in più sbarrata, sì. Devo cercare un pattern, però. Ecco, sono già finite. Mi ricordo un po', mi sembra che si chiamasse, no, si chiama Fire Rescue, il gioco del Commodore 64 dove devi appunto scalare un palazzo. E come meccanica è simile, solo che è un po' più dinamico. E adesso il gatto. No, ci deve essere qualcosa che. Tipo, immagino di poter spegnere il fuoco in qualche modo. No. No. E trovarci il formaggio al gatto per dire. Però no, devo solo salire in cima. You are a firefighter Jenny, your mission from the building and rescue whoever is the top. On the beam, non let them burn. Quindi devo solo salire e basta. Ok. Rescue the prince. Potevano metterci un disegno di quello che c'era in cima, però, porca miseria.
Non c'è niente, sono solo ostacoli. Il tuo obiettivo cambia sempre da sopra al tetto. Fisicamente però non c'è, infatti. Potevano metterci un... Bah. Però farò una domanda. Come ci è finito il formaggio sul tetto? Ce l'ha portato il principe, ovviamente. Che domande. Ah boh, io proseguo, eh. Non fate caso a me, signor Uccelli, arrivederci. Buone cose, statemi bene. Rescue Half-Life 3. Certo. È un po' me per me no, anche per me no. Cioè, tecnicamente va bene. La grafica c'è, il suono, vabbè, poteva essere migliore, però non è brutto. I comandi ci sono, però manca un po' lo scopo e la sfida, a parte lo schifare le finestre sbarrate. E qui perché sono morto? You got burned? Come? Non ha toccato il... Botino, eh sì. Va bene, va bene. E quindi andiamo avanti. Noioso, sì, parecchio. E quindi siamo all'ultimo gioco. Ultimo gioco che è Blinking Cursor. Ho paura. Gabriel, tu hai il link con le info dei giochi o lo vuoi? Non ce l'ho sotto mano, però no, non mi interessa. Grazie. L'unica cosa che mi interessa se I am sta facendo calare la RAM occupata. Ok, I am the flashing G64 cursor. Press fire to jump in a moment. Ok, you suck, grazie. Grazie. Ok, già il fatto che ci impiega così tanto per arrivare al gioco non mi piace. E anche il fatto che non si capisce bene quando tu possa saltare. Ciao Q, ben arrivata. You suck. Bene, bene. Questo fa parte del crap. Questo fa sicuramente parte del crap. Dicevo Luke, ma tua sorella, oh, ok. Luke, hai il link con i vincitori per caso? Ciao The Night Dreamers Company, ben arrivato. Madavelcu. Ok. Questo ha dato, sicuramente, e comunque no. No, assolutamente no. Eccolo qua, grazie Luke.
Vediamo un po'. E il vincitore giustamente, forse, è Goblin. Il vincitore è Goblin. Al secondo posto, ancora più giustamente, secondo me, c'è il cane che faceva la cacca. Poi sono poco d'accordo sugli altri, per esempio c'è già Lumberjack che è sotto Donkey Kong, che avrei messo più sopra. Super Ski. Rise and Shine Professor Magus è al sesto posto, cosa che avrei messo molto più giù. E sotto c'è Attack the Mutant Cabbages, che anche questo avrei messo più giù. Poi c'è Winky Blinky, che ci sta, e solo al nono posto c'è la nonna. Quindi al decimo posto Zombie Massacre, che avrei messo molto più in basso. Poi c'è Antarctica, che vabbè ci sta a metà classifica. Picross a questo punto, che io avrei messo molto più in alto. E poi in effetti ci sono tutti quelli brutti, a parte Princess Saver che è al 17° posto, io l'avrei messo più in alto, e Ten, anche questo è al 18° posto su 21, io l'avrei messo un po' più in alto, tipo a metà classifica. Mentre agli ultimi posti ci sono al 19 I Ate the Purple Berries. Sì. Al 20 Shit. Sì. E al 21 Master Beagles. Sì. Ci sta. Nonna for the win. Grazie dei beat, Robby. Mi sono perso la schermata. Brogli, sì, infatti, non sono d'accordo con una parte delle votazioni. La nonna, solo nonna, sì. E dunque, noi abbiamo finito, che sono le 10, 10 un quarto, 10 e 20. Ci abbiamo messo meno di quello che pensavo. A questo punto potremmo fare qualcos'altro. Questi mi so che li abbiamo già visti, però sì. Erano effettivamente giochi abbastanza mini, sì. E voi state vedendo la mia directory dei giochi e vedete quante compu ci sono. Queste sono quello che devo fare con gli ospiti. Queste sono altre Craptastic. Quella del 2018, per esempio, ne ha un po' di più. Quella del 2020 sono ancora di più. Quindi le prossime saranno belle corpose. Sono persa quasi tutti i giochi per colpa della conferenza Devolver. E io la recupererò poi. Com'è andata? Dopo me la recupererò online. Va bene. Ah. E volevo farvi vedere, giusto, qualcuno di questi. In pratica, questo è un'altra competizione dove non dovevano creare un gioco in meno spazio possibile, ma avevano al massimo 10 righe di comando disponibili. Potevano usare qualsiasi abbreviazione o qualsiasi cosa volessero, però lo spazio
il programma doveva essere massimo in 10 righe. Delirante come sempre, non spoilerò i contenuti, ok, poi me lo guardo. Due giochi che mi interessano effettivamente. Hanno presentato più di due giochi, perché di solito fanno cazzate, 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 intrattenimento, un gioco, cazzate, 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 intrattenimento, un altro gioco, fine. Ben sei. Uff. Uff. Vabbè. Comunque, direi di far partire questo. Ok, il classico labirinto. Cosa? Devo passare attraverso questo labirinto generato casualmente? Oop. Ma è chiuso, non posso uscire da nessuna parte. Cioè, entro e esco. Chissà se posso passare dal lato. Tipo così. No. Ok. Non posso fregare. Più che altro, da dove devi uscire? È una bella domanda. Il continuo flashing dello schermo credo che sia un refresh continuo. Per tenere il labirinto aggiornato. Sbrigati a far che, scusa. Non capisco. Comunque, questo gioco è stato fatto in 10 righe di testo. Eia. Arrivo. Proviamo di qua. Non è neanche tanto facile andare così. In diagonale e basta. Ok, però continuo a girare su me stesso. Non ha fatto il suono della morte, per qualche motivo. Va bene, va bene. Vediamo un qualcos'altro, tipo questo. Tripic. Un gioco di carte. Wow. No. Mi sembra incredibile che un gioco del genere sia solo in 10 righe. Sette,
session 3 su una cavallo, non è session 3. Ho sbagliato. I comandi non sono così tanto responsivi. Però per 10 righe di programma. Ah, è vero, il K9, niente. Io ti salutisco e vado a dormire. Ok. Ciao Roby, buona vacanza. Avevi la mia curiosità, ora la mia attenzione. Peccato che non ci sia suono, se vogliamo. Mannaggia. 5. Musichetta ci stava, sì. Cinque. Sì. Questo è un classico solitario, per chi non lo conoscesse bisogna solo selezionare le carte o un seme sopra o un seme sotto di quella che ci spunta dal mazzo e non sbagliare come ho appena fatto io. Solitario pinnacoli, esatto. I comandi poco responsivi sono l'unico vero difetto del gioco. Per il resto, vabbè, non c'è la musica, ma anche chi se ne. Un'ora. Tra poco finirò le carte. Pennacolo è andato. Finito. Out of card, game over. Ci sta, ci sta. Bravo, bravo, complimenti ad averlo fatto in 10 righe. Ah, ragazzi, io potrei anche salutarvi qui, oppure potrei dirvi che faccio una run di Impossible Mission e vediamo se riesco a fare qualcosa di buono. Dato che non c'è tempo per fare qualcosa di più elaborato, torniamo sulle vecchie glorie e cerchiamo di battere il record. È il mio gioco ricorrente, lo so. Dai, dai, carico. Più o meno. Stay a while, stay forever. Chi non ha mai visto il gioco, mentre gioco cercherò di spiegare un po' le meccaniche. Lancerò sfide a destra e a manca perché voglio che anche altri ci giochino e soprattutto riescano a completarlo perché dà soddisfazioni. Però
Per me potresti farlo tutte le settimane. Grazie. Buonasera da un uomo perennemente in ritardo. Ciao Viglit, ti sei perso praticamente tutto. Adesso sto caricando Impossible Mission. Impossible Mission è sempre bello, come il treno. Esatto. Ma vale Kishimaru che usa un'emote bellissima. La recupererò in pasta YouTube. Vai tranquillo, Vilit. E dato che la musica del pre-live oggi l'avevo cambiata, eccola qua, quella che uso di solito. Ovviamente load e andiamo. Forever! Cominciamo benissimo, stanza di passaggio. Cominciamo malissimo. Questa stanza probabilmente mi servirà una password per addormentare i robot. Molto bene un altro pezzo. Sparito mira. Ma cos'è questa meraviglia? Allora, questo è Impossible Mission, il mio gioco di punta del Commodore 64. In pratica, la trama è che il professor malvagio, malvagissimo professor Elvin Atombender ha a disposizione un... Ok, qui ci devo tornare per forza. Ha a disposizione un razzo nucleare che vuole lanciare. Noi siamo un agente segreto che è riuscito a penetrare nel suo covo sotterraneo e dobbiamo cercare innanzitutto dov'è il suo laboratorio e dobbiamo trovare la password per entrare nel suo laboratorio. La password è segnata su delle schede stampate. Scusa un secondo. Faccio questo e poi continuo. Poi spiego anche cosa sto facendo qui. Non ho seguito. In questo minigioco, che poi spiegherò a cosa serve, ci danno delle chiavi. Ovviamente non ho seguito neanche qui, sono distratto. Ci danno delle chiavi per rimettere a posto gli ascensori e disabilitare i robot. Devi ripetere con la stessa sequenza? No, devo metterli dalla nota più bassa alla nota più alta. Comunque, dicevo, noi siamo un agente segreto, siamo prenotato nel suo laboratorio, siamo completamente disarmati e dobbiamo trovare le schede forate
che il professore ha nascosto nel suo computer, nel suo mobilio, per cui noi ci mettiamo davanti agli apparecchi, ai mobili, pigiando in su cerchiamo e non troviamo un cazzo in questo caso. Porca di quella puttana. Due porche di quelle puttane. Ok, dato che abbiamo appena iniziato, io mi prendo la briga di reset. Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ok, ricominciando da capo. Salve. Una run nata male. No, sono io che sono nato male. Sono stronzo, per cui rifaccio. Urg. Another visitor. Voi non avete Stay a visto niente, while. ovviamente. Stay forever. Non c'è due senza Tarae. Visto nulla io. Bravo, Ricky. Omertà è quello che ci vuole. Vediamo se riesco a finire di spiegare. Vediamo se qui non mi becca. Non mi becca, ok. Devo seguirlo quello sopra. Non è un gioco che permette granché distrazioni, come vedete. Dunque, cercando nei mobili ogni tanto trovo quei pezzi che avete visto, che se combinati in 4 formano una lettera della password per entrare nel laboratorio del dottore. Sbagliante. Ok, arrivederci. Io ho visto che sei così veloce a giocare che sembra rubando tutti i mobili, lo ricordiamo. Giusto. E dunque, nella schermata sotto, qui vedete, c'è il nostro palmare che noi possiamo accedere, possiamo vedere i pezzi che abbiamo trovato finora, le password per disabilitare i robot, in questo caso una, password per rimettere a posto gli ascensori, in questo caso 0. Sotto la password che abbiamo trovato, per ora niente, e questo è il tempo rimanente. Abbiamo 6 ore per riuscire a penetrare nel laboratorio del dottore. E la cosa particolare è che il gioco non ha vite. Ok, qui mi serve per forza una password, sia per la libreria sopra che quella sotto. Dicevo, il gioco non è strutturato a vite, ma ogni volta che moriamo ci toglie 10 minuti dal tempo. Per cui è tutto basato sul tempo. Mi serve un'altra password. E sono sicuro che non ci sarà niente neanche lì, eh. Sono sicuro.
questo spara, questo si gira e spara. La particolarità del gioco è che tutte le run sono diverse. Sono diverse perché ogni volta che si rinizia le stanze sono posizionate in modo diverso, i robot nelle stanze si comportano in modo diverso e i vari mobili contengono cose diverse. Dove nella run prima hai trovato un pezzo, nella run dopo potrebbe esserci niente. Una password per disabilitare gli ascensori. Non mi sono spostato. No, non rinizio di nuovo, ragazzi. Continuo la run così. E mo gli ho fatto il frigorifero. E mi ha preso, niente, ormai sono distratto, sono demoralizzato e distratto. Non che questo mi impedisca di completare la run, certo no. Però ecco, il mio record è morire solo 3 volte in una run, e dato che sono morto 2 volte nelle prime stanze, è molto molto improbabile che riesca a fare qualcosa di meglio. Ho trovato una password e non me ne sono accorto. Va bene, usiamola. Usiamola qui. Ciao Witch, ben arrivato. Usa la forza. Non so quanto funzioni in questo frangente. Ah, c'era un pezzo. Dai, almeno non la sento sprecata. Che pelo. Che pelo. Tra l'altro, quello che avete sentito a inizio gioco è un campionamento di una voce vera. E questo è stato uno dei primissimi giochi ad avere una voce digitalizzata. Ciao Witch, come stai? Tutto bene? Stai facendo una run? Mia madre mi ha rapito fino adesso, sì. Sì, abbiamo guardato tutti i giochi della Craptastic Competition del 2016. Abbiamo finito un po' prima, per cui mi sono dato a Impossible Mission. Qui volevo fare qualche run fatta bene, ma a quanto pare io sono troppo stronzo per farlo, e quindi ick. Ok. Bzz. Lei non spara, bravo. Lei fa Michael Jackson, perfetto. Mi piace la cosa. Quello lì sotto invece va un po' troppo veloce per i miei gusti. Don't like. Stasera hai un culo? Uno? Non è abbastanza. Questo mi vuole
palesemente impedire di portare via la scrivania, ma la scrivania è mia e la porto via. C'era niente, ottimo. Ho perso un sacco di tempo per una scrivania vuota. Non c'era niente neanche qui. È tutta pratica, vero? Vero. Però ecco, migliorare ogni tanto non mi farebbe schifo. Oh, un po' di chiavi nuove. E questo coso dà alternativamente una chiave per gli ascensori e una per disabilitare i robot in quest'ordine. Poi avere più di un culo non credo sia utile. Beh, insomma. Quel sassino con il piede nel vuoto però è sempre incredibile, sì. È un... Non posso dire né che è un... sfruttare un bug, perché alcuni salti se non lo fai è impossibile farli. Devo disabilitare proprio per forza. Queste password sono state messe appunto perché, dato che i robot hanno un comportamento casuale, può capitare, come in questo caso, che siano fermi davanti a un mobilio e tu non possa prenderli. Non vorrei portarti sfiga, ma come stiamo a morti? 0, 2. Siamo a 2. Sono morto come uno stronzo 2 volte nella seconda stanza. Siamo a 2. È per questo che mi sto lamentando di... essere scemo. Salve. Lei non spara? No. Bene. Mi faccia guardare dentro questo coso, non c'è niente. Grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Tanto siamo tutti scemi. Può darsi, ma tu non stai portando Impossible Mission in streaming. Io sono quel tipo di scemo. Si sparano un po' troppo. Soprattutto corre sto tizio. Cosa corri? Cosa corri che la scrivania te la frego lo stesso. A posto. Vero, sarei morto 8 volte nella prima stanza e avrei resquittato. Ciao, quel tipo di scemo, io sono Ricky. Ok. Non mi ricordo, da qui potevo passare? Sì, potevo passare.
Mi piace che alcuni robot se la prendano estremamente comoda, mentre altri sono pazzi scriteriati che sparano in tutte le direzioni. Eh sì. Oh no. Oh no. Oh sì. Quello corre troppo. Rischio. Che faccio, rischio? Rischio. Ah! Quindi vado avanti così. Andiamo avanti così. Ancora una volta io dovrei farcela. Ah, e non c'era niente, e non c'era niente, ovviamente. Va bene, andiamo. La parte che preferisco del gioco è quella dei puzzle, perché è molto tranquilla. Lo sparo verso il muro, va bene, grazie, arrivederci. Lei come va? Lei non spara, bravo, bravo. Niente violenza. Sono d'accordo. Proviamo così. Salve, voi due? Voi due non ve ne frega un cazzo di me, va bene. Perfetto. Quindi, sapete cosa? Io esco, rientro e zap. Ah. Bello impegnativo sto gioco. Sì, sì. Si chiama Impossible Mission mica per niente. Aspettiamo che questo arrivi in fondo. Più bravo, insomma, se fossi veramente bravo non morirei come uno stronzo nella seconda stanza due volte. Però dai, me la cavicchio. Grazie. Probable Mission avrebbe venduto molto meno. Sì, credo anch'io. Credo anche io. Faccio l'esoso? No, non rischiamo. Facciamo così. E l'ho recuperato, molto bene. Quando ero piccola mi sembrava interminabile, nonché non talmente al di sopra delle mie capacità. Ti dirò, anch'io, fin quando ho visto mio padre portarlo a termine. E
e da lì mi ci sono messo l'impegno. Tanto però i mobili te li porti a casa. E certo, un indennizzo. Ciao Tozzo. Tozzo Bulldog. Ben arrivato. Vediamo cosa fate voi. Lei spara. Lei spara. Può essere pericoloso. Invece mi segui, va bene, però dato che sei lento io ti rubo i mobili. Scusi, lei spara? Quasi, quasi Ricky, quasi. Non c'era niente neanche in libreria, ok. Ti devo salutare perché sto crollando dal sonno. Va benissimo. Grazie per essere passato. Buona nanna. Alla prossima. Ed eccola la mia stanza Nemesi. Allora, lì mi serve sicuramente una password. Molto bene. Speravo. Ok, mi sa che per questi tre mi serve una password, anzi quattro. Rischiato di cadere, molto bene, qui non c'è niente. Qui un pezzo. Appena in tempo. No. Ah. Porca paletta. Vediamo se ci riesco lo stesso. Sì, ci sono. Sì, ok. E non c'era niente. Va bene, va bene. Andata. Andata. Che sudata, chi lo dici? A chi lo dici? In bagno. Salve. Arrivederci. Mi lasci frugare in pace? Io frigo molto bene, cercavo solo il rotolo della carta igienica. Sì,
E nel frattempo ho fregato lo specchio. Questo è magnetico. Salve. E dovremmo essere più o meno a metà. Sono morto solo da stronzo nelle prime due stanze. L'ho detto, infatti. Però qui devo dire che ci stava, è un passaggio un po' complicato, per cui non me ne lamento troppo. Ecco, di questo mi lamento, di questo mi lamento. Sono stronzo. Ah. Santo cielo, perché? Perché? Stanza di passaggio. No, non ti preoccupare, faccio da solo. Questo era evitabile, eh sì. Mannaggia il cazzo. Posso comunque fare un buon punteggio. Dopo 30 anni ho capito finalmente come si giocava questo gioco. Sì, non è immediato, soprattutto se non hai le istruzioni che ti spiegano per bene cosa fare. Buonanotte, buonanotte, grazie per essere passato. Ma io l'altro non l'ho completata l'altro ascensore, vero? No, qui non ci posso. Torniamo indietro a vedere. Questa stanza è facile. Niente, niente. Un pezzo. Due pezzi. Niente. Quella sfera ovviamente mi uccide a contatto.
E se tocca un robot esplode. Non c'è trovato l'uscita? No, non ancora. Però ormai dovrebbe essere qui. Mancano pochi ascensori. Ciao C, buonanotte, grazie per essere passato. Provare a essere più rapido. Ok. Per quello più in basso entro dall'altro lato. Ed eccola. Questa è la stanza del dottore. Quella porta blu in basso, al quale potrò accedere solo quando avrò la password completa. Tu sputi. Ok. Con pazienza, ti frego anche la cassettina. Opla. Andiamo subito qua a prendere la libreria. C'era un pezzo, molto bene, molto bene. Questo si agita tutto quando mi vede. E questo qua mi punta invece. E non c'era niente. Tu invece tu corri. Tengo per dopo. Ho 5 password, allora posso anche sprecarne una. Molto calma e tranquilla.
esserci. Questo non mi serve più. Ci pensate che sto gioco ha 30 6 anni, 36 anni. Non ho saltato, non ha saltato. Non ha saltato. Porca miseria. Mannaggia il salto. L'età di mia sorella. Non ci vedo niente di male, anche io ho 36 anni. Certo, ma tu non sei un videogioco. Almeno. Pezzo, un altro pezzo. Ok, molto bene. Vediamo se ci riesco. Ci riesco, molto bene. Quello sopra mi segue. E anche quello sotto mi segue. Che carini gemellini. Anche alla stessa velocità mi seguono. Comunque, questa dovrebbe essere la penultima stanza. Questa è l'ultima. Dai, non potevo non morire nell'ultima stanza, no? Era come un segno, un tocco, tradizione, deficiente, un cretino. Vabbè, dato che ne ho tante, posso anche resettare i robot. Pazienza, c'è la figura un po' del fesso, però vabbè, dai, ok. Ricky, se aspetti 5 minuti finisco. Se non ci riesci, buonanotte. 5 minuti di numero. Dai, va bene, resisto. Grande, Ricky. Adesso c'è solo la parte del puzzling, in cui tu
tutte queste belle figurine che abbiamo trovato vanno abbinate 4 alla volta a formare dei pattern predefiniti. No, non è questo. E anche una volta messi insieme in quattro, bisogna girarli nella giusta direzione, ovviamente. Ma dai. E due. È una password da 9 lettere. Per cui ci sono 36 pezzi di puzzle. Questo mi sa che si aggancia così. Sì, infatti. Ci serve dopo quello. Questo potrebbe essere papabile. Ciao Eldessa, ben arrivato. Siamo sul... sul punto di portare a termine una run di Impossible Mission.
vedete, posso cambiare colore, posso ruotare, girare i pezzi a mio piacimento per farli incastrare. Ci vuole un po' per imparare i vari pattern, ma una volta fatto li si riconosce abbastanza facilmente. Ovviamente anche i puzzle sono mischiati casualmente ogni volta in maniera differente. Come va la seretta? Bene, dai, abbiamo guardato tutti i giochi del contest. Ok. E dato che abbiamo finito prima, ho deciso di portare una run di Impossible Mission che non fa mai male. Tipo 36 anni. Che cosa? Scusa. Non ho colto. Sono distratto. Cioè, sono concentrato in altro. Non ho capito, scusa. Scusa. Ma la password alla fine è sempre la stessa o cambia di volta in volta? Cambia, anche quella cambia di volta in volta. Certo, ce ne sono alcune predefinite, però non è sempre la stessa. Però finché non la trovi, anche se le sai, non puoi completare il gioco, quindi anche se le conosci è un po' inutile. Prego, figurati. Ed eccoci qua. In combinazione sono davvero tante, sì. Ok, la password è Cormorant. Congratulations. 26.525. Non male, non male, dai. Dai, non male. Il mio record è 28.100, qualcosa del genere, però. Non mi lamento, non mi lamento. È andata bene. Ah, e sono le 23:26. Ci ho messo anche un po' di più del previsto. Vabbè, ho anche
riniziato 2 o 3 volte. Per l'epoca era un giocone con tutte queste varietà di situazioni, ne sto accorgendo solo ora. Sì, e devo dire che non ha perso lo smalto. Se ancora adesso viene riproposto, rimasterizzato, eccetera, eccetera, vuol dire che comunque un qualcosa nel core c'è. È un gioco eccezionale, secondo me. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo di essere passati, di essere rimasti fino a quest'ora. Grazie Ricky per non essere andato a letto 5 minuti fa. E noi ci vediamo sabato prossimo. Buona serata e grazie a tutti.